abbiamo intitolato questa strada. Questa era la gara del 1989, dove Pantani, uno sconosciuto, vinceva su questa strada. Eccola qua. Giampiero Mori, gli altri sono il numero 11 Magrotto, il numero 116 Capello, poi abbiamo Sandon, il numero 121 Fausto Botta, quindi Lomboni, Zanoletti, Balestreri, leggermente attardato Provenzano, quindi l'argentino Castro, poi Frattini, perché sul rettilineo sbucano tre uomini. Oltre a quella dell'argentino vediamo una maglia della CS Filati, poi un'altra del gruppo Rinascita, e la maglia di Marco Pantani. Pantani che vince, regola lo sprint Castro e dunque è primo davanti all'argentino. Terzo Bartottelli, vediamo leggermente staccato un quarto corridore, dovrebbe essere Nicoletti, e infatti è proprio lui, dunque la quarta piazza è di Nicoletti. Questo l'ordine d'arrivo per quanto riguarda le prime posizioni. Primo Marco Pantani, corridore cesenate di 19 anni alla sua prima vittoria stagionale. Poi l'argentino Daniel Castro, quindi Barsottelli, poi a 20 secondi Nicoletti. Attendiamo l'arrivo del gruppo per quantificare il distacco del leader della classifica generale. È stata una fatica perché siamo andati quasi tutta la corsa a fughe contro fughe. Ogni tanto ero dietro, ogni tanto davanti. Meno male che nel finale ho letto bene in salita e sono arrivato lì col gruppetto dei primi. Senti, meritata questa vittoria di Pantani? È andato forte nel finale, ho visto partire nel finale, è andato molto forte. Prima vittoria ieri della stagione per Mori, prima vittoria oggi per Pantani, eccolo qua. Sì, diciamo che è la prima vittoria stagionale, anche se mi ero comportato abbastanza bene fino adesso. Ho 19 anni, è il primo anno tra i dilettanti e mi sto comportando abbastanza bene. Col caldo vado abbastanza bene, in salita altrettanto, ce l'ho fatta a vincere questa tappa. Ecco, tu hai spiccate caratteristiche di scalatore, mi pare. Tutto sommato ti sei trovato bene in questa bagarre finale. Sì, sono riuscito a reggere il passo in pianura, che è stato abbastanza sostenuto, e sono arrivato qua in salita e mi sono trovato abbastanza bene subito sulle prime rampe. Ecco, c'era appunto questa grossa insidia di Castro, l'argentino, ti sei difeso con i denti, mi pare. Sì, sapevo che era un avversario temibile, quando ci ha raggiunto fingiamo un rapporto durissimo, io me lo sono fatto passare davanti e poi quando sono stato ai 300 metri sono partito deciso, li ho spiazzati un po' e sono riuscito a mantenere il vantaggio. Senti, un giudizio complessivo su questa tappa, difficile all'inizio, forse troppo pianeggiante nella parte centrale, difficilissima in questo finale. Sì, diciamo che c'era quella salita sulle prime battute della corsa che è stata impegnativa, dopo c'era molta pianura ed è stata dura riuscire a rimanere a gruppo compatto, diciamo. Cioè, il problema a quel punto era conservare le energie in vista di un finale che era molto severo. Appunto, e infatti diciamo che sono riuscito in pianura a risparmiare il più possibile e sono arrivato qua nelle rampe di salita con ancora una buona scorta di energia. Ringraziamo Pantani, lo lasciamo ai festeggiamenti e ai baci delle miss e ricordiamo il tempo con il quale ha vinto la tappa Martirano San Mango d'Aquino di 110 km, 2 ore 24 minuti 46. Benvenuti, buonasera a tutti. Allora, questa è una bellissima serata per la città di San Mango. Vi chiedo di fare un applauso a San Mango d'Aquino. E con questo applauso c'è l'applauso al sindaco, alle autorità e a tutti coloro, maestranze varie, che hanno collaborato. In genere quando si collabora è l'unione che fa la forza, e allora sì che un paese va avanti e lo si può definire città. Quindi grazie al sindaco che mi ha onorata di essere qua. Iniziamo subito la stupenda serata che ha già avuto inizio con la scopertura di una targa molto precisa, ma soprattutto con la donazione della bicicletta da parte della Fondazione Comunità Incontro di Don Gelmini. Io ringrazio ancora il sindaco, l'avvocato Luca Marrelli, e i parlamentari qui presenti, l'onorevole Matteo Salvini e l'onorevole Wanda Ferro alla mia sinistra, che è proprio in fondo. Poi abbiamo ovviamente l'onorevole Furgiuele alla mia destra e abbiamo anche il nostro presidente facente funzione, Nino Spirlì.
Quello è. Grazie per essere qui a tutti. Continuo dando la parola per un attimo al sindaco, così come ho iniziato. Sembra una frase banale, spero che per voi non lo sia. L'unione fa la forza, dai piccoli gesti alle maestranze, da un paese al mondo. E le autorità, la politica ha bisogno di noi, ha bisogno dei piccoli grandi gesti per esistere, per andare avanti e per dare il meglio e fare del suo meglio. Un applauso a San Mango. Grazie Maria Teresa, buonasera a tutti voi. Oggi è una giornata storica, indimenticabile, una giornata di festa che rimarrà nell'eredità e nella memoria del nostro paese. Consentitemi di ringraziare le autorità presenti, i sindaci in primis, che sono sempre in prima linea, in trincea, i parlamentari Domenico Furgiuele, Vanda Ferro, i consiglieri regionali e tutte le autorità che sono sul palco, che fanno da corona a questo evento. E in un'estate particolare, dove l'Italia sportiva ha dato il meglio di sé davanti al mondo, vincendo prima l'europeo e poi le tante medaglie, 40, non si può non pensare a un mito, a una leggenda, a un campione, Marco Pantani, che proprio qua su questo viale nel 1989, come si diceva prima, ha trionfato, ha vinto. E un saluto da parte mia dell'amministrazione comunale di San Mango d'Aquino a Matteo Salvini, leader nazionale. La sua presenza testimonia l'importanza di questo evento, ma anche l'attenzione verso la nostra comunità e il territorio, accompagnato dalla fidanzata Francesca, che sta girando, ha deciso una settimana di trascorrere qua le vacanze in Calabria e fa lavoro e vacanze, si sta sempre di più innamorando della Calabria, questa regione meravigliosa. Alla mia destra l'amico, il presidente Nino Spirlì, una persona di qualità, e abbiamo visto prima i murales fantastici alla nostra destra, un excursus fatti dall'artista Mario Glorioso, che saluto, così come questo bellissimo, bellissimo dipinto alla nostra destra, fatto dall'artista locale Vincenzo Caputo, dove rappresenta San Mango, la bellezza di San Mango, il comune, anche questo sventolio di bandiere continue. Abbiamo visto la teca con la bicicletta donata dalla Fondazione Gelmini, qua saluto il dottor Giampaolo Nicolasi, i ragazzi della Fondazione Comunità Incontro. E Pantani non solo era un grande campione come sportivo, ma era un uomo generoso, aveva un cuore grande come una montagna e aveva certo i suoi limiti come ogni genere umano. E un saluto e un pensiero speciale alla famiglia Pantani, che non sono qui presenti perché la nipote, la Serena Boschetti, ha partorito qualche giorno fa. Vi porto i saluti e noi comunque gli consegniamo la chiave alla famiglia Pantani, poi dopo c'è il collegamento che la Tonina Pantani ci vuole ringraziare, che sta portando avanti una battaglia di civiltà, di giustizia, perché ha chiesto alla procura di riaprire le indagini, visto che sulla morte di Pantani c'è tanto mistero e dubbi, ma sono emersi nuovi elementi che spazzano via ogni illazione che era stata fatta nei confronti del grande Marco Pantani. Quindi questa è una giornata di festa, di sport. Io saluto l'associazione Bikers, grazie all'avvocato Marasco che mi ha aiutato a veicolare il messaggio. Sono venuti tanti appassionati qua, Matteo, è diventato un luogo di incontro, un luogo di pellegrinaggio, si fermano gli appassionati, si fanno le fotografie, chiedono, domandano, sono tutti curiosi giustamente di questo perché il compito della cultura è quello di conservare, custodire, ma anche trasferire i valori importanti, i principi, soprattutto alle nuove generazioni. Noi siamo fieri e orgogliosi della nostra storia, del nostro popolo, San Mango d'Aquino, che avete visto che siamo fuori dall'area interna, perché grazie dotato di svincolo autostradale, grazie ad un illuminato uomo politico di San Mango d'Aquino, zio Leopoldo Chiaffallo, che l'ho visto prima, non so dov'è.
E consentitemi di ringraziare le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Vigile Urbano Epifano, perché non è facile organizzare in un piccolo paese questo evento e questa manifestazione. E consentitemi, prima abbiamo fatto, ecco, Matteo Salvini, eccolo, un uomo di strada, di marciapiedi, io ho studiato a Napoli, non è un'offesa, significa che sta tra la gente, con il popolo, abbraccia, respira, vuole toccare con mano le problematiche ed è l'unico leader italiano che gira in lungo e largo città, paesi, grandi, piccoli, medi. E prima siamo andati a visitare una grande, due aziende, due realtà locali e le voglio ricordare che lo vedo in fondo, un illuminato, un grande, Antonio Ungaro, un grande imprenditore che ha combattuto la pandemia, ha una sede a Vicenza che dà lavoro, dà occupazione, che ha frenato a San Marco d'Aquino anche l'emigrazione verso il nord e ha donato quella teca bellissima, trasparente, lui stesso dice io l'ho fatta trasparente perché le vittorie di Pantani erano trasparenti, ecco perché il colore della teca trasparente, bianca. Un grande imprenditore con una famiglia, abbiamo visitato un'azienda, una realtà industriale tra le più importanti della Calabria che ha conquistato fette di mercato nazionali e anche internazionali. Non dorme la notte, Belgio, Spagna, Germania, Inghilterra. Prima Matteo faceva una battuta, devi conquistare la Germania dopo che abbiamo conquistato l'Inghilterra agli europei. Così come anche la famiglia Manfredi che da tanti anni porta avanti questa realtà. Perché San Mango, Matteo, e mi dispiace che non siamo passati dal comune di San Mango, che noi siamo un borgo collinare, 480 metri sul livello del mare. Se ci giriamo a sinistra vediamo questo splendido tramonto e il mare a 5 chilometri. E abbiamo poi il nostro orgoglio della comunità, la Madonna della Buda. Io prima ho donato a Matteo Salvini una statuetta della nostra Madonna della Buda che ci lega pure una storia con quell'altro borgo di fronte, Cleto, per dire che noi siamo orgogliosi e fieri della nostra storia, della nostra Calabria. Dobbiamo guardare avanti perché un futuro migliore si costruisce con la memoria del passato e un grande impegno nel presente. Io voglio ringraziare infine, perché poi quegli interventi saranno tanti, i ragazzi della Protezione Civile di San Mango d'Aquino che non dormono, che sono andati ad aiutare i paesi limitrofi in questo momento che la regione Calabria sta bruciando. Sono andati a Carlopoli, mi hanno chiamato i sindaci, grazie alla Protezione Civile di San Mango d'Aquino, all'Avis, alla Croce Rossa, ai Vigili, onore a voi, onore a tutte le forze dell'ordine. Quindi veramente un ringraziamento speciale a tutti voi. E il messaggio è quello che Marco Pantani qua vive, Marco Pantani è presente, Marco Pantani è stato e rimarrà sempre nel cuore di tutti noi. Grazie a tutti. Segretario nazionale della Lega ci deve il suo saluto, non perché ci vorrebbe abbandonare, ma perché il primo che deve lasciare il palco, mi hanno avvisato di questo. E... prego, non ce l'abbiate con me. Io faccio quello che mi dicono di fare. Grazie a tutti, ma da qua si vede il bello dell'Italia. Partiamo da coloro che sono in trincea in queste ore, i vigili del fuoco. E io spero che finiscano i criminali che danno fuoco a natura, storia e vita, e ringrazio i volontari dei vigili del fuoco, della protezione civile, di terra e di aria, perché quell'acqua dovremmo usarla per altro. Comunque so che c'è una battaglia in corso, oggi il governatore aveva tutti i sindaci della Spromonte, quindi grazie ai ragazzi della comunità incontro. Non sapevo, io visitai la comunità incontro di Don Pierino Germini in Umbria, ad Amelia, non sapevo che avessero anche una casa di soggiorno a San Mango. Come piccolo il mondo, sono ragazzi che stanno combattendo con le unghie e con i denti per tornare a vivere. Perché la droga è merda, la droga è morte, e questo bisogna sempre ricordarlo. Buona fortuna, ragazzi. Grazie a Giampaolo. Siccome c'è qualche mio collega politico, non faccio polemica, che però dice che insomma qualche droga poi male non fa.
È meglio un bicchiere di rosso calabrese, meglio il pomodoro di Belmonte, meglio un po' di vino, di olio di queste parti, la cipolla, visto che poi vado a Tropea. Quindi sono tanti modi per passare il tempo in compagnia senza fregarsi l'anima, il cuore e il cervello. E poi Marco, quando il sindaco mi ha detto, io non lo sapevo che avesse vinto qua la sua prima tappa, io sono un appassionato di ciclismo, in particolare di quelli che fanno fatica e combattono contro tutto e contro tutti. Fabrizio De Andrea aveva intitolato un suo album In direzione ostinata e contraria. Quante ne hanno dette su Marco Pantani? Io penso che sia stato il più grande, quello che ha regalato più emozioni di tutti, con rispetto per tutti gli altri campioni, Poi hanno cercato di infangarne l'immagine. Io penso che non sia morto di suo, io penso che l'abbiano portato a morire, e ringrazio San Mango perché lo riporta in vita. Chiunque passerà da questo viale ricorderà quel ragazzo mingherlino, qua l'abbiamo visto coi capelli, io non me lo ricordavo coi capelli, però qualcuno se lo ricorderà. Io da che sono piccolo, quando qualche giorno per andare in montagna vado in Trentino, vado alla Madonna di Campiglio, e ricordo quel giorno di giugno, se non ricordo male era il 99, era l'ultimo anno del secolo scorso, quando aveva fatto una delle sue grandi vittorie, e c'era l'ultima tappa, era in maglia rosa, e lo fermarono a Madonna di Campiglio la mattina, perché qualcuno andò a fare un'analisi la mattina, che a differenza di quello che era risultato la sera e poi il pomeriggio dopo, e c'era una percentuale fuori controllo. Nessuno mi toglie dalla testa l'idea che Marco Pantani sia stato fatto fuori perché era scomodo, altrimenti avrebbe corso ancora tanto e avrebbe vinto ancora tanto. E poi è facile dire, poi però si è lasciato andare alla depressione, alla droga, ai farmaci, si è sempre rialzato, e percorrere questo viale è un'emozione, soprattutto per i bimbi, per i ragazzi, perché dopo quella caduta si rialzò. E poi certo, nella vita è difficile cadere, rialzarti, però penso che tanti di voi si fermassero davanti al televisore in quei pomeriggi, quando a un certo punto saliva sui pedali, si alzava mingherlino com'era, con la bandana, e salutava ciao ciao gli altri. Sembrava che ci fosse il motorino, sembrava fosse in motorino, non in bicicletta. Ecco, è bella questa unione fra la comunità incontro dei ragazzi che escono dalla droga in Umbria e in Calabria, i ragazzi dei Vigili del Fuoco che combattono la stessa battaglia da Bolzano a Lampedusa, una terra stupenda che sto provando io a conoscere, ma soprattutto a far conoscere, e chiudo con questa riflessione, queste iniziative sono importanti per questo, perché purtroppo troppo spesso giornali e telegiornali parlano di Calabria solo quando c'è qualche lato negativo di cui parlare. Invece la Calabria è una terra stupenda, con gente stupenda, con dei giovani che hanno una voglia di lavorare incredibile. Non dell'aiutino, della raccomandazione, del lavoro, della possibilità, perché di giovani calabresi di successo ne troviamo ovunque nel mondo, medici, avvocati, ingegneri. Io sono qua da 3 giorni, sto facendo un bel giro, abbiamo fatto in 3 giorni Diamante, Fuscaldo, Belmonte, Fiume Freddo, Bruzio, ho scoperto paesi che magari neanche alcuni di voi conoscono, eccezionali, bellissimi, ciascuno con la sua lingua, col suo piatto tipico, la frittata di patate di Fiume Freddo, i pomodori di Belmonte, stasera a Tropea, poi vado a dormire a Soverato, visto che è comodo da Tropea. Ecco, un impegno, me lo porto in Parlamento, strade e ferrovie degne di questo nome, perché non si può passare mezza giornata. La Calabria è un mare stupendo, però ci devi arrivare in questo mare stupendo, e quindi sono contento di condividere con un sacco di bella gente, perché poi il bello è che in Calabria trovi il mondo, perché ieri ero a Belmonte, e prendiamo il gommone, andiamo fuori a fare il bagno, e iniziano a fermarsi, ciao Matteo, allora ovviamente tutti calabresi di nascita o di origine, il babbo, io sto a Bassano del Grappa, io sto ad Alessandria, io sto a Milano, io sto a Torino, io sto a Roma, io sto a Bologna, qua sicuramente
c'è gente che è nata qua, che è originaria di qua, che però poi lavora a Varese, lavora a Firenze, lavora... Tu di dove sei? Di Padova, ecco, se alziamo... Ecco, l'immigrazione a cui lavoreremo come Lega in Calabria è permettere ai troppi figli della Calabria che sono dovuti scappare dall'altra parte del mondo di tornare nella loro terra a far fortuna, a far lavoro e a far famiglia. Invece di parlare di altro, barchine e barchette, è questo. Quindi in bocca al lupo, buona vita, buona fortuna, questo è un viale non del ricordo, è un viale del futuro, però è bello che si veda la scultura, che si veda la bicicletta, che si veda la maglia della Mercatone 1, che si vedano le espressioni, che si veda la targa di Viale Marco Pantani, perché è uno che non si è mai fermato, non si è mai arreso, si è sempre rialzato, gli hanno dato schiaffoni su schiaffoni e non si è mai fatto abbattere. E quindi è come la terra di Calabria, ve ne hanno fatte di tutti i colori, cercano sempre di far passare il messaggio che comunque se uno ha successo in Calabria vuol dire che c'ha l'amicizia sbagliata, c'ha il cugino, c'ha il cognato, c'ha il parente. Si sciacquino la bocca quando parlano di gente che lavora e quindi ognuno guardi in casa sua. E noi ce la metteremo tutta per portare l'unica cosa che può risolvere un po' di problemi, che è il lavoro. Perché laddove c'è lavoro c'è libertà, laddove c'è lavoro c'è famiglia, laddove c'è lavoro c'è ricchezza, laddove c'è lavoro c'è anche comunità. E chiudo, ringrazio il parroco, ho visitato ieri l'altro il santuario di Paola, di San Francesco di Paola, veramente straordinario. Non possiamo dimenticarci chi siamo, da dove veniamo, quali sono le nostre radici, qual è la nostra identità, qual è la nostra cultura. Possiamo accogliere tutto il mondo, perché il popolo italiano è un popolo generoso, accogliente, solidale, però orgogliosi della nostra storia, della nostra lingua, della nostra cultura e della nostra tradizione. Chiunque venga a San Mango, come in qualsiasi altro paese di Calabria o d'Italia, è il benvenuto, le porte sono aperte, noi siamo pronti a dare rispetto, a offrire questa bellezza, questa cultura. Diamo rispetto, però chiediamo rispetto, semplicemente questo. Buona vita, buona fortuna, buona estate, viva San Mango e viva l'immortale Marco Pantani. Grazie di cuore a tutti voi, buona fortuna. In questo momento il presidente di una regione molto particolare, perché nessuna regione come la nostra sta andando così talmente tanto a fuoco, tanto che proprio oggi si era veduto insieme al coordinamento nazionale della protezione civile. Sì, Nino Spirito. È vero, grazie, buonasera a tutti. Ringrazio intanto Matteo che ha scelto di venire a passare le sue vacanze in Calabria, la sta scoprendo giorno dopo giorno, ma non è la prima volta, in realtà per lui è un ritorno, perché la Calabria la conosce in lungo e in largo, perché era girata in questi anni, e colui il quale è venuto dal nazionale dei partiti più di tutti quanti gli altri. Grazie sindaco, grazie a San Mango, perché tu hai voluto rimarcare una cosa importante: la Calabria, oltre a essere terra di grandi uomini e grandi donne, di grandi eroi, pensate che già solo Gioacchino da Fiore è stato il maestro di Dante Alighieri, pensate che Barlam è stato maestro di Boccaccio, pensate quanta santità dai santi basiliani in poi c'è in Calabria, pensate a Cassiodoro, a Pitagora, e poi terra di campioni, essa stessa terra di campioni, ed è terra per campioni. La Calabria porta fortuna, perché è una terra generosa, una terra che pur dura, pur maltrattata nei secoli, ha sempre aperto le porte di casa a chiunque. Anche le case più povere hanno sempre accolto. E quindi per noi Pantani è uno di San Mango, Pantani è uno di noi. Oggi hai fatto un omaggio all'arte anche, sindaco. San Mango fa un omaggio all'arte, perché non ha voluto ricordare solo con una targa che indichi una via, ma ha voluto colorare
d'arte e quindi arricchire d'arte la via del trionfo, del primo trionfo di Pantani. Guardate, io penso che lui ne abbia vinte tante di gare, ma quella che gli è rimasta, quella che gli è rimasta nel cuore e nell'anima sicuramente è stata la prima. E questo deve farci e deve farvi sentire onorati, perché la sua prima volta è stata qui. E lui, da quella volta in poi, sono state altre vittorie, un'altra vittoria ancora, ma la prima è stata qui. L'avete fissata con una scultura, l'avete fissata con tanti quadri murali, l'avete fissata con una delle sue biciclette, l'avete fissata con la sua uniforme, perché quella maglietta è una uniforme. Quindi tutto questo è un grande tesoro. Io ringrazio il sindaco, voi dovete sapere che è il mio stalker, ma io amo gli stalker quando lo fanno perché vogliono arricchire sempre di più le loro comunità e i loro comuni. E il sindaco che tiene quanto altri e a volte anche qualche un pochino più degli altri alla sua comunità, tanto da chiedere qualsiasi cosa purché si ottenga una cosa in più per San Mango. Tenetevelo caro il sindaco, perché è veramente un caro amico, ma è veramente un bravo, un grande sindaco. Grazie a voi, grazie per essere così tanti, in bocca al lupo, Dio vi benedica sempre e mantenete questa cosa bella che avete fatto oggi. Una cosa nuova deve essere sempre battezzata. Voglio ringraziare i due parroci che erano oggi qui, perché anche la nostra fede, come ci siamo detti qualche altra volta, la nostra fede è la cosa a cui dobbiamo tenere molto di più di tantissime altre, è la grande compagna della nostra vita perché accompagna l'anima. Dio vi benedica per tante belle cose. Grazie, grazie. Signor sindaco, siamo in diretta, cioè in linea la mamma di Marco Pantani. Ah, perfetto. Signora Tonina, ci sente? Siamo in attesa di questo collegamento con la Tonina Pantani. Vediamo se riusciamo a collegarci. Dimmi, sono Luca. Devo passare la Toni? Ok. Pronto? Buonasera signora Tonina, sono Luca Marrelli, sindaco di San Mango d'Aquino. Un abbraccio da tutti noi. Grazie mille, vi abbraccio anch'io tutti e vi ringrazio tanto per aver pensato a Marco. Qua Marco nel 1989 suo figlio vinse la prima tappa della sua gloriosa carriera, indimenticabile. Sarà sempre... me lo ricordo benissimo. Perfetto, sarà sempre nei nostri cuori. Stasera qua hanno partecipato tante autorità politiche, religiose, civili e hanno dato la loro presenza e testimonianza a quanto amano Marco Pantani. Bellissimo. Che è stato non solo un mito, una leggenda che ci ha fatto appassionare davanti lo schermo e la televisione, ma è stato un grande uomo, una persona per bene, e voi avete fatto bene a chiedere alla procura di riaprire le indagini, perché che cosa è successo quel 14 febbraio del 2004 all'Hotel Le Rose? Misteri bravo, e dubbi, cara Tonina, e sono emersi nuovi elementi, nuove versioni dei fatti che spazzano via le illazioni sgradevoli su suo figlio e sulla sua storia. Bravo, bravo, hai detto bene. Io spero che i politici, qualcuno che sia lì, che mi dia una mano. Anche per questo, perché io sto lottando ancora con le unghie e coi denti. Però non vogliono aprire, e abbiamo tante prove.
Sì, è vero, abbiamo anche visto dalle TV nazionali questo forte eccetera. Qua stasera c'è il leader Matteo Salvini che ha preso l'impegno di stare vicino e porto i saluti di un altro onorevole Massimo Casanova che era un grande amico di suo figlio. Vi ringrazio tantissimo. E noi simbolicamente, signora Tonina, lei e a tutta la famiglia Pantani, le consegniamo le chiavi della città. Voi sarete sempre i benvenuti qua a San Mango d'Aquino e dovete venire perché ci sono veramente un'opera d'arte, hanno fatto Mario Glorioso, l'artista Mario Glorioso, Vincenzino Caputo, Nicola Di Domenico, hanno realizzato dei monumenti. Benissimo, guarda, io verrò senz'altro, adesso sono diventata bisnonna in questi giorni, non ho potuto muovermi, però prometto che vengo, perché Sant'Aquino mi ricordo molto bene, Marco, quanto ho vinto, che eri in tutti i giornali, mi ricordo benissimo quel momento. Sì, qua c'è anche il signor Bulzomì, che ho conosciuto telefonicamente qualche giorno fa, che la saluta fortemente, che ha portato qua delle immagini di un Marco Pantani straordinario, un giovane Marco Pantani a San Mango d'Aquino che tagliava il traguardo, che abbracciava qua il papà. Sì, mi fa commuovere. Il signor Bulzomì inoltre è stato anche testimone del processo di suo figlio Marco Pantani. Sì. Un grande personaggio, un grande uomo che ha organizzato la Corsa del Sole nel 1989 ed oggi è qua stasera a rendere tributo omaggio a suo figlio, alla storia di Marco Pantani che resterà sempre vivo nei nostri cuori e nel nostro pensiero. Vi ringrazio tutti quanti, vi abbraccio tutti. Sì, la saluta signora Tonina, le passo il signor Bulzomì che la saluta, grazie. Tonina, grazie. Un impegno qua di fronte a questo meraviglioso pubblico, l'aspettiamo con grande gioia. Certamente, c'è anche un amico lì che è venuto giù qua per Marco a testimoniare e ci tengo ancora a incontrarlo, mi ha telefonato l'altro ieri. Ho promesso sono io, Tonina. Ah, davvero? Sì, sono qua. Piacere, guarda. Grazie. Vi aspettiamo assieme a suo marito. Grazie mille. Signora Tonina, allora un abbraccio forte, un saluto da San Mango. Qua sul palco ci sono tanti sindaci del comprensorio che la salutano, c'è l'onorevole Vanda Ferro, l'onorevole Furgiuele, Matteo Salvini, il presidente Nino Sperlì, tanti amici che la salutano e vi abbracciano calorosamente. Vi aspettiamo a San Mango d'Aquino e salute, un forte saluto speciale dall'amministrazione comunale di San Mango d'Aquino, Marco Vive. Grazie. Grazie a tutti, ciao, grazie. Ciao, abbraccio. Grazie. Ciao. Ok, adesso vi chiedo di fare un applauso, non perché un applauso, non perché alle donne vada fatto un applauso e agli uomini no, però abbiamo il parlamentare di Fratelli d'Italia che è una donna talmente bella e coraggiosamente agguerrita, costantemente agguerrita in questa terra di Calabria, che con questo applauso spero noi possiamo far tenere alta la guardia in modo che sia sempre più agguerrita per il proposito di tenere alto il nome della Calabria, per lei, per il Parlamento, ma soprattutto per noi calabresi, per le nostre leggi. Un applauso a Vanda Ferro. L'onorevole Vanda Ferro, che mi ha telefonato qualche giorno fa, ha ringraziato per l'invito, una donna di qualità da tantissimi anni che fa politica, che con le unghie scava il granito per portare il risultato alla nostra Calabria, egli che fa parte della commissione antimafia e anche su Pantani ha fatto un emendamento e sta portando avanti anche lei, da donna di qualità e per bene, la battaglia giusta. Grazie Sindaco, grazie San Mango, per me è la mia provincia, un territorio che conosco bene e che conosco anche attraverso insomma, la forza dei tanti uomini e delle tante donne che lo abitano. Ringrazio ovviamente la presenza istituzionale dei tanti primi cittadini, amministratori di questa iniziativa che vede insomma un'amministrazione comunale, salutando il Vice Sindaco, ovviamente i consiglieri, quello che dovrebbe essere il patrimonio. Vi chiamerei la piazza un attimo all'ordine perché questo quando sta parlando quando un saltano onorevole, le scalette. Gente, un pochino di attenzione, grazie. Dicevo, questo rappresenta un territorio di grande, secondo me,
cultura e oggi è dimostrato da questo percorso fatto da una scultura straordinaria, da questi murales, dove spero Sammango alla fine possa farne un altro ancora. In questo percorso che racconta la storia di Pantani dall'89, quando qui a Sammango ha dato prova di quell'eccellenza e di quell'essere un grande professionista nel tempo, che sia quello che possa vedere la verità. Qualcuno diceva che la verità vince da sola, la menzogna ha bisogno sempre di complici. Abbiamo riaperto in commissione antimafia, attraverso anche il generale della finanza, della Guardia di Finanza, Rapetto, il caso Pantani, per i tanti motivi che avete seguito, non soltanto sulle trasmissioni più note, quindi dalle Iene piuttosto che ad altre, e anche attraverso quei reperti che hanno visto autopsie che non tornano, ma anche i famosi libri all'interno di quest'albergo, quell'uscita che in qualche modo è un'uscita secondaria, la chiamata da parte di Pantani dove richiedeva aiuto più volte alle forze dell'ordine. Io credo che la verità sia un atto dovuto. Abbiamo sentito la telefonata di questa madre che ha scritto una lettera straordinariamente forte, che solo una madre può in qualche modo, che ha conosciuto questo grande dolore, scrivere alla politica. Noi auspichiamo ovviamente che la commissione antimafia prosegua. Siamo andati anche a trovare presso il carcere Vallanzasca, perché voi sapete perfettamente che in tutto l'ipotesi di ciò che può essere successo è stata quella parte in qualche modo legata alla criminalità che giocava scommesse molto importanti, e dove ci sono state in qualche modo nel carcere dove è detenuto Vallanzasca delle intercettazioni. Io credo che questo sia il compito della politica, non è soltanto quello ovviamente di guardare ai cittadini presenti, ai loro bisogni, ma di fare della memoria non soltanto un fatto fine a se stesso, ma la costruzione per il futuro di uno sport che insegna le regole, di uno sportivo che ha reso grande la nostra nazione, che ha ovviamente solcato il territorio calabrese. Io ne approfitto ringraziando tutti quanti per fare un saluto particolare. Lo ha fatto Matteo Salvini, lo faranno sicuramente chi seguirà dopo di me, un ringraziamento alle forze dell'ordine, alle forze di polizia, alle forze armate, un grazie di cuore ai vigili del fuoco. I vigili del fuoco sono quelli che hanno bisogno di una politica che faccia, che renda, che equipari il corpo a forze di polizia, che faccia scalare le graduatorie, che possa dare mezzi da terzo millennio e che in qualche modo riconosca quei meriti che il giorno dopo sono sempre troppo pochi. Noi lavoreremo, per me essere qui accanto ovviamente ad un partito alleato e quindi delegata da Giorgia Meloni e da capogruppo Lollobrigida, è veramente un privilegio. Un privilegio, augurando ovviamente a Sammango, attraverso questo grandissimo atto di civiltà, questo essere calabresi, gente dalla testa dura ma dal cuore grande, quella gente che puoi togliere dalla Calabria. Si dice sempre il calabrese lo puoi togliere dalla Calabria, ma la Calabria da un calabrese non lo toglierai mai. Questa Calabria dobbiamo difenderla noi prima di ogni altro, prima che lo faccia chiunque che venga ovviamente da altri territori. Dobbiamo farlo nell'appoggio alle istituzioni, a maggior ragione nell'appoggio soprattutto alle amministrazioni comunali, che devo dire siete il primo presidio. A me manca la ministra Ave, sono a Roma, sono deputata di primo mandato. Una gran bella sfida, ma è quella sfida anche che deve vincere la Calabria, che non deve sentirsi qualcosa di inferiore rispetto ad altri territori. Quando si entra in Parlamento è una grande emozione, si ha la possibilità di far sentire la voce dei calabresi, ma nello stesso tempo bisogna lavorare il doppio per poter avere la giusta considerazione. E quindi io dico a me stessa, dico a Sammango, dico alla mia Calabria, dico alla mia provincia di Catanzaro, che quando nelle cose ci si mette la mano, la mente e il cuore, alla fine i risultati verranno, che la Calabria ha bisogno dei calabresi sani e onesti, che la Calabria ha bisogno di denunciare le cose che non vanno con lo sdegno, ma il coraggio anche per cambiarle. Quindi avanti tutta a Sammango, buon lavoro all'amministrazione comunale, buon lavoro ai tanti sindaci, ma soprattutto avanti tutta, perché i calabresi hanno le spalle larghe. Grazie di cuore. Ciao Marco.
Siamo, non siamo al dulcis in fundo per la serata, non è finita, ma siamo al dulcis in fundo come parlamentare. Stasera non poteva non mancare il deputato Domenico Furgiuele, un altro ragazzo brillante di qualità di Lamezia Terme, presente sempre vicino a San Mango d'Aquino, e a lui le conclusioni di questa giornata. Grazie. Il mio microfono. Onorevole Furgiuele, un applauso per lui. Grazie, grazie mille. Grazie per la presentazione, grazie per l'opportunità di concludere questa splendida iniziativa. Semplicemente telegrafico un grazie al sindaco Luca Marrelli, che con la sua lungimirante amministrazione ha regalato all'Italia una manifestazione degna di essere portata veramente alla ribalta degli onori delle cronache. E intitolare questo viale a Pantani è un esercizio di memoria, un esercizio che non tutti fanno, un esercizio di memoria che, come diceva Matteo Salvini, è importante soprattutto per le future generazioni, perché così possono ricordare quello che l'Italia ha avuto, come che spessore di campione che ha avuto, l'immagine che tutti noi ricordiamo, quelli che hanno avuto la fortuna di poterlo conoscere anche solo televisivamente, di quella maschera di sofferenza, di tenacia, è quanto mai oggi più attuale. Le vittorie epiche di Marco Pantani sono state per noi e possono essere per le future generazioni degli insegnamenti di vita. Ci ha insegnato a non mollare mai, ci può insegnare soprattutto a risorgere, perché di questo noi abbiamo bisogno, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo. Dobbiamo risollevarci, lo ha detto bene prima chi mi ha, l'hai detto tu che mi hai preceduto, ci stiamo togliendo delle soddisfazioni nello sport, penso per esempio agli europei, alle olimpiadi con tutti quanti i record che sono stati battuti. Noi cosa dobbiamo fare? Come istituzione dobbiamo semplicemente pretendere che in ambito nazionale, in ambito governativo e in ambito territoriale si possa avere finalmente un rendimento olimpionico. E allora è questo che chiederemo soprattutto al presidente Occhiuto, che vincerà questa elezione. Chiederemo un rendimento olimpionico dal punto di vista sanitario, dal punto di vista economico e dal punto di vista del lavoro. Brevemente, per concludere, Pantani, forse c'è la signora, concludo, Pantani come esempio di vita per tutti noi, anche per coloro che non seguono lo sport, ma soprattutto monito importante che ci ricorda che nessuno deve rimanere indietro, perché nella squadra del ciclismo come nella vita i gregari vincono come colui che taglia il traguardo. E allora questo da San Mango deve partire, questo messaggio. Sono, Luca, te lo dico da amico, fiero e orgoglioso che San Mango d'Aquino abbia regalato insieme alla provincia di Catanzaro, all'Inter Lamentino, tutti noi amici, una splendida serata, una splendida giornata a tutta l'Italia. Grazie. Grazie onorevole Furgiuele. La signora Donina Pantani mi sembra che sia di nuovo in collegamento, vero? Sì. Signora Donina, qua come puoi vedere abbiamo questo vialone, viale molto bello, noi ti aspettiamo, ti abbracciamo, ti consegniamo, rinnovo le chiavi della città. Prima di me hanno parlato illustri ospiti che hanno dato lustro ancora di più e maggiore a questo evento. Abbiamo udito adesso l'onorevole Furgiuele, Vandaferro, tanti sindaci che sono venuti dalla provincia di Catanzaro e Cosenza, e che ringrazio, perché quando poi si organizzano queste giornate c'è un po' di confusione, insomma, eccetera, quindi magari ti può sfuggire qualcosa. Così come abbiamo ringraziato le forze dell'ordine, abbiamo ringraziato tutti i ragazzi della protezione civile, perché tutti insieme abbiamo costruito questa bellissima, diciamo, festa in onore e dare questo tributo al grande, grandissimo Marco Pantani, che ogni volta che io dico Marco Pantani la pelle diventa d'oca, perché mi ricordo quando noi guardavamo le tappe, dicevamo adesso attacca, adesso che fa, adesso eccetera eccetera, ma lui nella sua sfortuna, una volta il gatto e una volta la perquisizione e una volta che gli cadeva l'uccello in testa eccetera eccetera, però lui si rialzava e aveva questa grande forza.
E infatti il grande scultore Nicola Di Domenico, nella sua elaborazione della scultura, ha pensato che Marco vive con una ruota che gira sempre, perché lui sfidava il tempo, sfidava il vento, sfidava le condizioni meteorologiche. Lì abbiamo una scultura 40% di pendenza, perché Marco Pantani, ricordiamolo, che era il più grande scalatore, aveva quel modo particolare di attaccare in salita, manubrio basso, io me lo ricordo bene, ci ha fatto innamorare. Forse l'unico difetto che era da tifoso juventino milanista, però voglio dire. Detto questo, oltre grande sportivo, ma poi è stato un grande uomo, signora Tonina, perché lui ha donato alla Fondazione Incontro 50 biciclette. La Fondazione Incontro è quella fondazione che si occupa delle fasce più deboli della società. Perché nella vita bisogna sempre dare un'opportunità ai giovani. Qua stasera c'erano loro, sono venuti dall'Umbria a portare il loro saluto, la loro testimonianza. Marco Pantani, bene, ha donato 50 biciclette, di cui una c'è stata donata dalla Fondazione. Noi l'abbiamo messa all'inizio del viale con una teca, con anche l'emotivazione della Fondazione Gelmini. Abbiamo questa scultura, poi una serie di murales, come dicevo prima, che rendono lustro a questo uomo grande, Marco Pantani. Quindi voi come famiglia, carissima Tonina Pantani, siete doverosamente obbligati a venire a San Mango d'Aquino, che è facile arrivare. Promesso. Noi siamo a 20 minuti dalla Mezzia Terme, dallo svincolo. Siamo dotati di svincolo autostradale, per cui facilmente raggiungibile. Venite qua, e non solo il mare della Romagna, ma il mare della Calabria è più bello. E quindi, signora Tonina, qua vediamo che pure lei è una bellissima piscina, natura, insomma, nel verde. Era di Marco questa, purtroppo. Era la casa di Marco qui, sì. Bene, signora Tonina, allora... Con grande gioia, stasera sicuramente Marco sta gioiendo lassù, sta scalando anche il cielo, quello lì non lo ferma nessuno, né San Pietro, né Gesù, né nessuno quello, quindi sta scalando il paradiso. Grazie mille, siete fantastici. Grazie signora Tonino, un abbraccio da San Mango, un abbraccione a tutta la famiglia e auguri che è diventata nonna. Bisnonna! Ah, ok, grazie, auguri, ciao! Bravi, grazie. Signori, la serata è terminata, grazie a tutti per la partecipazione. Voglio ringraziare ancora una volta l'amministrazione comunale. Qua ci sono ragazzi che non dormono, io lo voglio dire, mi dispiace che poi in questa confusione di marasma non mi è venuto. Ad esempio c'è Serafino Gallo, il nostro consigliere comunale, che non dorme, ti manda i messaggi alle 5 del mattino, alle 4 e mezza. Poi c'è un altro personaggio, Franco Trunzi, il mio vice sindaco, questo non dorme, io non lo so, zia Maria, non dorme di notte, di giorno, non lo so, è un carattere vulcanico, ne può fare 1000, 2000, 3000. Poi qua vedo Teresa, Luisa, splendide donne che onorano il Consiglio Comunale, un'amministrazione giovane, grazie alla Protezione Civile, grazie a tutti voi e grazie della partecipazione. Un abbraccio a tutti voi, buon Ferragosto. Mi hai onorata, devo chiudere io che sono... Ringrazio naturalmente Maria Teresa Notarianni, giornalista brava di La Mezzia Terme, che ci ha dato l'onore di essere qua. E allora io approfitto e dico pure un'altra cosa. Mi ricordo di un nome, estate sammanghese. Magari adesso, post-Covid, siamo tutti all'inizio di una grande ripresa, ma io vi auguro una grande ripresa, come l'auguro a tutti quanti noi. Un applauso all'onorevole Vandaferro e anche all'omaggio. Voglio dire, noi abbiamo donato dei fiori, una alla Francesca Verdini perché c'era, l'altra non potevamo non dedicarla e pensarla alla signora, all'onorevole Vandaferro, e l'altra a Maria Teresa Notarianni. Maria Teresa. Mi viene da piangere. No. Doveroso da parte dell'amministrazione questo pensiero. Voglio raccontare una cosa, è la prima volta che ricevo dei fiori sul palco, grazie. Un grazie penso che non sia poco. Io voglio ringraziare voi e il sindaco. Fate un applauso perché ogni città dipende molto dal sindaco e avrete un ottimo sindaco. Grazie a tutti voi, buona serata, grazie. Pantani, il 19 luglio 1989 ha vinto la prima corsa qua. E voglio fare un regalo al signor sindaco. Il signor sindaco è impegnato su questo. Allora faccio dei voti a tutti gli uomini politici e ai dirigenti qua regionali, se ci sono,
che prossimamente presenteremo un progetto sul ciclismo, certo, e speriamo di ottenere una tappa e un arrivo al Giro d'Italia qua a San Marco d'Aquino e da intestarla a Marco Pantani, signor sindaco. Grazie, grazie. Intanto le do qualcosa come ricordo e prossimamente, come gli avevo già comunicato, porteremo una gigantografia di un artista milanese e lo teniamo al comune su Marco Pantani. Grazie. Grazie al signor Bulsomin che ha organizzato la festa del 1989 ed è qui stasera con questi documenti storici. Questa qua sono tutte le tappe che ci sono. Il manifesto del 1989 e questo è un articolo dove precede Castro, quindi immortalava la vittoria di Marco Pantani qua e su questo viale nell'89. Originale dell'arrivo di Pantani qua. Poi abbiamo l'arrivo in originale quando Pantani trionfò qua a San Mango d'Aquino. Grazie signor Bulsomin, che memoria storica, un archivio. E l'arrivo con il braccio suo padre qua. Abbiamo. Sì. E dopo, siccome Pantani non è capito. Pepe, tu da grande sportivo, appassionato. Pantani con la maglia tricolore. No, Pantani all'epoca non lo per noi non nessuno, era nessuno. Per noi Francesco Modelli, sì. Sì. Ok. Grazie signor Bulsomin, l'aspetto qua a San Mango nei giorni successivi dopo Ferragosto. Facciamo l'arrivo del Giro d'Italia a San Mango d'Aquino, ci impegniamo, dai? Grazie. Grazie a tutti.